Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Renato Sanfilippo a Sciacca per le proprie vacanze e, insomma, viene fuori quest'idea di riaprire una chiesa di Sciacca prestando, insomma, il proprio tempo e per farla fruire turisticamente. La cosa eccezionale è che una volta aperte le porte di questa chiesa i turisti arrivano. E come si arrivano? Sì, arrivano. Intanto grazie per averci invitato e quindi ringrazio anche da parte del Comitato Spontaneo di Piazza Campidoglio. Io sto facendo il semplice volontariato, mi è venuta questa idea 4 giorni fa, poteva venirmi prima, purtroppo è arrivata dopo, però va bene. Perché abitando qua a Piazza Campidoglio, dove alle tue spalle c'è il Palazzo Rabingallo, ho avuto sempre di fronte a me la chiesa di Sant'Antonio Abate. E quindi mi è sembrato naturale disturbare sia il presidente della confraternita Santissimo Crocifisso, che in primis l'arciprete Marciante, che ha immediatamente accolto questa mia iniziativa. Qua ci sono le chiavi, insomma. E quindi... Padre Marciante, ci vorrebbero tanti cittadini come Renato Sanfilippo che vogliono le chiavi per aprire veramente dei gioielli come questi. Ce ne sono tante a Sciacca che rimangono chiuse. Sant'Antonio Abate adesso è aperta, per fortuna. Ma veramente ci vuole tanta buona volontà. Hai detto bene, principalmente per i mesi estivi, luglio, agosto e settembre, la nostra città purtroppo chiude le porte e tanti monumenti, principalmente la nostra chiesa, chi viene a Sciacca per vivere momenti di vacanze, momenti anche di gite e altro. Io purtroppo devo rimproverare me stesso, ancora non sono riuscito a trovare persone che con volontariato riescano ad aprire almeno le chiese principali di questo centro storico, tra cui Sant'Antonio Abate, San Domenico, il collegio tutta la giornata, grazie a Dio c'è un piccolo gruppo che tiene la chiesa aperta, e il Purgatorio è un'altra chiesa purtroppo chiusa e nessuno riesce più a vederla questa chiesa, ecco, e ci saranno altre possibilità. Io credo che il futuro di Sciacca dipende anche da questo risveglio di tanti giovani, di tante persone, anche pensionate, magari passano il tempo nell'ozio, ma se amassero veramente la città, questo che sta facendo Renato potrebbe essere un esempio, e anche incrementare questa cultura del volontariato per dare la possibilità ai nostri monumenti di essere ammirati da chi viene a Sciacca per passare un po' di vacanza. La vostra confraternita ovviamente ha subito sposato il progetto di Renato Sanfilippo. Sì, noi siamo aperti a qualsiasi logistica di apertura, quindi diciamo sempre disponibili a qualsiasi iniziativa avvenga su questo campo, perché è giusto che si usufruisca della visione di questo piccolo e amoroso centro storico. Per noi è importantissimo farlo vedere e quindi siamo sempre disponibili. Certamente ci vuole una persona che cura sia l'apertura che la chiusura. Solo questo è il problema. Infatti io mi sono pulito tutto il portone. Sì, ho fatto giusto. No, volevo ricordare solo che Sciacca, essendo la città più importante di tutto il territorio della provincia di Agrigento e quindi avendo tantissime chiese grazie a tutte le famiglie nobili che un tempo abitarono qui Sciacca, e sono tante, quindi giustamente, come diceva l'arciprete Marciante, si trova un po' di difficoltà a trovare qualche persona che faccia un po' di volontariato, però si può pure adottare, tra virgolette, una chiesa, che so, a Piazza Mariano Rossi oppure all'Inveges, Piazza Inveges, se c'è qualcuno apre 2 ore. La chiesa, per esempio, del Purgatorio. La mia è una campagna, la nostra è una campagna di sensibilizzazione verso questa cosa qua, ma so che qualcuno già si sta muovendo su questo fronte. Ci dia un po' di feedback da parte dei turisti che arrivano. Qual è la cosa che, insomma, dopo aver fatto questo sforzo la riempie più di gioia? Vabbè, allora, questa iniziativa ovviamente è nata anche dal fatto che, scendendo a Piazza Campidoglio, che è una delle piazze più belle di Sciacca, lasciatemelo dire, anche perché la pulisco pure io Piazza Campidoglio. Spesso trovo qualcosa, insomma, sul muretto che si affaccia sul Mediterraneo, sul porto, e allora tolgo qualcosa che può dare fastidio, deturpa il panorama. Niente, i turisti chiaramente quando vengono giù, prima che io aprissi
appunto le porte del Sant'Antonio Abate, mi dicevano: questa chiesa perché è chiusa, perché è chiusa, perché è chiusa? Aspetta un attimo, che l'apro. Lei giorno 5 andrà via per ragioni lavorative. Per ragioni lavorative, facciamo un appello. No, anche se magari qualcuno vuole darle, insomma, come una specie di staffetta, qualcuno vuole darle il cambio per lasciarla magari aperta, perché i turisti a Sciacca arrivano ancora ad ottobre, il tempo qui sì, è buono. Sicuramente, ma so che comunque ci sono stati degli amici che hanno già preso delle iniziative in tal senso, in primis in questa chiesa, che adesso vi invito velocemente a visitare. Questo è quello che, diciamo, mi viene spontaneo di dire. Basta poco, insomma, per migliorare anche quell'accoglienza turistica di cui tanto si parla. Sì, sicuramente. A me questa cosa piace, io amo la mia città, la Sciacca è bellissima. Cioè, dal profilo storico, culturale, Sciacca, ripeto, è un centro importantissimo, è stato un centro importantissimo.